Benvenuti a Il lavoro che vorrei, un programma di orientamento al lavoro per i giovani e per tutte le persone in cerca di una nuova occupazione. Oggi voglio parlarvi di una professione che negli ultimi anni sta spopolando. Stiamo parlando dell'estetista onicotecnica. La tecnica della ricostruzione delle unghie nasce da un dentista statunitense negli anni 50 che con le resine usate nel suo lavoro ha creato una protesi per la moglie. Dopo gli anni 90 si è estesa a livello popolare. Vediamo oggi in cosa consiste questa attività. Oggi siamo qui con Grazia, estetista ed onicotecnica, e vedremo cosa vuol dire fare la ricostruzione delle unghie. Come si diventa onicotecnica? Io nasco come estetista, quindi ho fatto 3 anni di scuola. Onicotecnica non si diventa così in un lampo, quindi finito il corso non si è veramente specializzati. Bisogna lavorare tanto, fare tanta gavetta. L'importante però del corso, che oltre alla bellezza e al decoro delle unghie, il corso deve parlare anche comunque della parte anatomica. Quindi l'onicotecnica non sa solo abbellire le unghie, ma deve anche capire le sue patologie, le malattie. Io ho dovuto studiare come estetista prima, 3 anni. Quindi è un percorso abbastanza lungo. Esatto, è lungo, non è adatto a tutti, soprattutto perché è un lavoro creativo. Qual è il legame che si crea con il cliente? Molto molto profondo, perché pensa che una cliente rimane con me almeno un'ora e mezza, quindi si instaura un rapporto di amicizia, di complicità, mi rivelano i loro segreti più profondi, si fidano di me totalmente. La cliente che fa le unghie solitamente viene una volta al mese, per diverso tempo. La mia agenda non conosce crisi, ho più o meno sulle 200 clienti. Esiste una moda, però la moda, come negli altri campi, sta bene a tutti. Quindi noi onicotecnici possiamo consigliare il colore, la forma e la decorazione giusta, non perché siamo dei maghi, ma perché conoscendo la persona e la personalità soprattutto, sappiamo proporre cos'è giusto e cosa no. Si guadagna bene? Si guadagna bene, ma ci sono molte tasse da pagare. Bisogna essere curiosi in questo lavoro, bisogna sempre rinnovarsi, bisogna stare al passo coi tempi, perché sennò si rimane indietro. C'è tanta concorrenza? C'è tanta concorrenza, sì, perché oltre quelle come me, che comunque sono estetiste, ci sono anche le improvvisate, che magari con la metà dei soldi ti fanno una ricostruzione unghie, e quindi molte persone che vogliono risparmiare tendono ad andare da queste persone. Però a volte si dice tanto paghi, tanto rendi. Queste sono improvvisate, si guardano i video su YouTube e combinano dei disastri assurdi. Una domanda che facciamo a tutti, una domanda di rito. Un consiglio che daresti a una giovane magari come te che vuole diventare onicotecnica? Sicuramente prima di tutto c'è la formazione, quindi lasciando perdere la parte estetica, si devono fare dei corsi specifici, quindi di ricostruzione unghie. Si parte dalle basi, quindi da come ricostruire le unghie, e poi andando avanti ci si specializza anche con la nail art. Ringraziamo Grazia e il suo staff per averci raccontato cosa significa fare la ricostruzione delle unghie. Ristorante pizzeria in Porlezza. Cerca urgentemente pizzaiolo con esperienza. No alloggio. Codice 10660. Impresa edile di Faloppio. Cerca guista e scavatorista per trasporto materiali di scavo con mezzi d'opera a 4 assi. Patente CEECQC e disponibilità per eventuali turni notturni. Codice 10653. Per candidarsi, solo se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il proprio curriculum vitae con il codice di riferimento a ilavorochevorrei@espansionetv.it. Tutte le selezioni sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi della legge. Grazie. Anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento quotidiano con il lavoro. Vi ricordo che per candidarsi è possibile inviare una mail all'indirizzo ilavorochevorrei@espansionetv.it. Grazie per averci seguito, a domani!